insieme, insieme il motto di fraternità, è Cristo che il dono si fa. Insieme, insieme un grido per l'umanità, l'amore del Padre sarà. Insieme, insieme il motto di fraternità, è Cristo che il dono si fa. Insieme, insieme Bentrovati cari amici di Padre Pio TV. Ormai pensate un po', da oltre 30 anni i frati cappuccini d'Italia, in particolare gli studenti e i postnovizi, si incontrano per riflettere insieme, per interrogarsi quali sono le scelte che la vita, in particolare il mondo, chiede, e allo stesso tempo i giovani frati, i frati cappuccini, i figli di San Francesco devono dare delle risposte. Quindicesima edizione ormai di un appuntamento che, come vi ho anticipato, si tiene ormai da 30 anni ed in particolare già stiamo conoscendo, perché in questi giorni abbiamo conosciuto volti, testimonianze, racconti, come i giovani, ecco, lasciano tutto, come Francesco d'Assisi, per abbracciare il Vangelo e per vivere così la regola di vita che Francesco gli ha donato e passare quotidianamente dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo. Questi sono i frati cappuccini che per il 2014 hanno scelto la Sicilia, hanno scelto Mascalucia ai piedi dell'Etna per vivere questa settimana di preghiera, di dialogo e di riflessione. Noi insieme vogliamo raccontarvi, come sempre, anche in questa giornata, quelli che sono stati i volti che hanno caratterizzato questa importante convocazione fraterna nazionale. L'amore del Padre sarà. L'approfondimento di oggi è quello sulla vita formativa, uno degli elementi importanti per poter maturare una conoscenza sempre più approfondita sulla propria vita di fede, ma anche su quella sociale. I tre ambiti che, ecco, si racchiudono nella vita formativa sono quelli delle scienze antropologiche, teologiche e francescane. Lo studio antropologico occupa un posto di rilievo in quanto permette non solo un processo di maturazione personale e di conoscenza della realtà, ma soprattutto permette di acquisire una conoscenza di Dio e una visione cristiana della realtà che permette al frate di poter trovare un giusto equilibrio tra il sapere della ragione e quello della fede, in vista proprio della ricerca dell'unica verità. Mentre per quanto riguarda l'approfondimento delle scienze teologiche, costituisce per tutti i frati formandi uno strumento necessario per saper rendere ragione della loro vita consacrata. Infine, in comunione con tutte le altre tappe formative, l'ambito francescano permette sempre di più a entrare nello spirito francescano e quindi nell'intuizione di San Francesco d'Assisi. A parlare oggi della vita formativa è uno dei frati postnovizi. L'amore del Padre sarà. Il mio cammino vocazionale è iniziato circa 4 anni fa,
iniziando l'iter classico, l'accoglienza, il postulato, il noviziato e poi il post-noviziato. Ci soffermiamo un po' a parlare, ecco, del post-noviziato. Io frequento il post-noviziato a Campobasso, dove insieme a me ci siamo 23 confratelli, con una realtà di 7 frati sacerdoti che ci accompagnano nella vita formativa. Siamo 5 province che collaborano dell'Italia sud-peninsulare: la provincia di Calabria, la provincia di Napoli, la provincia di Salerno-Basilicata, la provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, la provincia di Puglia. Io ho da poco terminato il primo anno degli studi filosofici, perché ecco, la nostra vita formativa principalmente, ecco, si concentra sugli studi filosofici e poi, soprattutto verso il terzo anno, negli studi francescani. Diciamo che, ecco, l'importanza dello studio filosofico che viviamo a Campobasso è quello di riscoprire un nuovo modo di ragionare, un nuovo modo di conoscere la realtà, non solo, ecco, quella che il mondo ci propone, ma anche approfondita nel discorso spirituale. Quindi viaggiano insieme sia il livello umano che il livello spirituale, quindi una maggiore conoscenza della realtà, un nuovo modo di ragionare. A Campobasso, ecco, abbiamo anche la grazia di avere un collegio formativo di docenti adeguato a quello, ecco, che è la richiesta di noi frati, ecco, perché siamo comunque una realtà varia anche sia a livello di cultura, veniamo da estrazioni sociali diverse, anche a livello anagrafico abbiamo età diverse, insomma, quindi è anche questo formativo. Diciamo che la nostra vita formativa è bilanciata in due assi: un asse verticale, quindi nel rapporto personale con Dio, nella vita di preghiera sia personale che comunitario. Infatti, ecco, nel nostro programma formativo occupa un posto fondamentale, ecco, la preghiera. L'altro asse, quello orizzontale, è che tutta questa formazione, sia accademica, a livello antropologico, a livello filosofico e francescano, nello specifico nostro francescano cappuccino, ha molta rilevanza la comunicazione, perché è quello proprio con cui si lavora quotidianamente, nelle relazioni fraterne tra di noi, anche poi con le persone che incontriamo nella quotidianità. Questo anche supportato ed aiutato anche da un supporto psicologico che mensilmente si affianca a quello che è la formazione accademica. Diciamo che il tutto è aiutato, ecco, anche dai frati che vivono con noi la quotidianità. Quindi la vita formativa non è soltanto accademica, ma anche quotidiana nella formazione della vita, ecco, anche fraterna. È appunto proprio la bellezza, ecco, di essere accompagnati nella vita formativa non soltanto dallo studio, ma anche dalla fraternità, che ci ha dato lo strumento di poter vivere lo studio anche in una dimensione spirituale. Infatti lo studio non è più fine a se stesso, ma è, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, è diventato preghiera, perché dà anche la possibilità di approfondire il rapporto personale con Dio. La mia vocazione nasce in età adulta, perché principalmente io ho dedicato la mia adolescenza, giovinezza, io ho 36 anni, frequentando dei gruppi parrocchiali. Ho fatto lo scautismo per più di 10 anni e poi ho frequentato la gioventù francescana. E qui, proprio in questo ambito, è nata un po' la mia vocazione francescana, perché a seguito di una missione popolare, dove noi giovani eravamo chiamati ad annunciare il Vangelo ad altri giovani, il tema era le beatitudini, e questo passo del Vangelo di Matteo mi ha messo enormemente in crisi e ha fatto sì che io mi chiedessi: ma queste beati poveri di spirito, beati misericordiosi, facessero in me la,
la crisi profonda di un rinnovamento. Insomma, io ho chiamato per nome questa crisi anche attraverso l'accompagnamento spirituale e quindi ho capito che il Signore mi chiamava a fare un'esperienza. Ho lasciato quello che erano le mie sicurezze, il lavoro sicuro, e mi sono incamminato nel discorso di discernimento, insomma, quindi ho iniziato a chiedermi al Signore che cosa volesse da me. Inizialmente la mia esperienza è stata fallimentare, perché io ho fatto un percorso con i frati minori prima di arrivare qui con i frati cappuccini, e penso che l'esperienza del peccato sia anche del tradimento sia stata fondamentale per poter capire la bellezza e la misericordia che il Signore ha verso ognuno di noi. E quindi un messaggio anche che tengo a lanciare è quello di veramente di non ripiegarsi dietro ai propri fallimenti, ma rialzare la testa e di dire: Signore, sia fatta la tua volontà, abbi pietà di me peccatore, e credere veramente nella misericordia che sovrasta ogni cosa. L'amore del Padre sarà. Mi è stato chiesto un intervento in questa convocazione fraterna dei giovani studenti e posnovizi italiani sulle attività che ho svolto nella mia vita pastorale. Io mi sono occupato per circa 20 anni di club di alcolisti in trattamento, quindi di problemi alcol correlati che toccano le persone e le loro famiglie. Mi sono occupato per circa 11 anni di problemi di divorziati, risposati, separati, e quindi tutti i problemi legati a situazioni di matrimoni irregolari, situazioni irregolari all'interno dei matrimoni, e poi da quasi 14 anni sto portando avanti un gruppo di cristiani omosessuali, quindi di omosessuali credenti nella diocesi di Bergamo. Ho cercato di esprimere nei miei interventi il disagio vissuto dalle persone, ma anche la possibilità di percorsi di crescita, di scelte positive, anche se tuttora relativamente problematiche circa quello che dice la morale della Chiesa. Non necessariamente queste attività sono in contrasto con quello che dice la Chiesa, che almeno nelle sue attenzioni pastorali chiede di essere vicini alle persone in situazione di disagio di cui vi ho accennato. L'amore del Padre sarà. E continuiamo il nostro excursus attraverso quelle che sono le relazioni, ovvero gli interventi, alcuni stralci, quello che noi stiamo ascoltando in questi giorni. Pochi minuti per andare a riprendere quello che è il pensiero, la sintesi, il messaggio che hanno lasciato i diversi relatori all'interno di questa convocazione fraterna nazionale, che vi ricordo ogni due anni dà la possibilità agli studenti cappuccini e ai postnovizi d'Italia di incontrarsi, di riflettere insieme, di incrociare le loro storie, le loro testimonianze, ma soprattutto per condividere la festa, la preghiera e la formazione. La tavola rotonda è stata anche un momento importante dove i giovani frati hanno avuto modo di conoscere dei casi concreti di evangelizzazione. Fra Paolo Giavarini, un frate che viene dalla Lombardia, impegnato con gli alcolisti, con gli omosessuali, con i separati, con i divorziati, tante diverse problematiche, posizioni, situazioni che vengono viste al limite e che così attendono delle risposte da parte della Chiesa. Quest'oggi vogliamo ascoltare il suo intervento, uno stralcio del suo intervento. Fra Paolo Giavarini. Di che cosa mi sono occupato? Fondamentalmente questo. Per 20 anni io sono stato un operatore di club di alcolisti in trattamento, quindi mi sono preoccupato di famiglie con problemi alcol correlati.
E quindi questa è la prima dimensione del disagio, un disagio concreto, effettivo, con cui mi sono incontrato e nel quale ho lavorato. E devo dire che fino adesso è stata l'esperienza più bella che ho fatto nella mia vita presbiterale, perché quando io sento parlare troppo di fede, di spiritualità, ho una reazione, insomma, mi dà un po' fastidio. Ecco, quando vedo che invece nella vita concreta le persone vengono fuori dai loro inferni e cominciano a risorgere, allora mi viene da pensare che la vita abbia qualche cosa da dire. E notate, fratelli, che ci andavo come frate in questo gruppo, anche se il gruppo è un gruppo per definizione, no? L'associazione dei club degli alcolisti in trattamento con questa metodologia Udolin è un gruppo aconfessionale per definizione, quindi io non facevo minimamente catechesi, non invitavo le persone a andare a messa, a pregare, eccetera. Quindi potremmo dire una pastorale eminentemente laica, però l'ascolto, i consigli, il parlare ovviamente venivano fuori dalla bocca di un frate. Un frate che però non era lì a fare il maestrino, perché l'operatore deve facilitare la comunicazione. E qui la prima cosa che vi posso dire, un'arma straordinaria di cui il disagio in qualche modo si è munito, sono i cosiddetti gruppi di auto mutuo aiuto. Cioè questa invenzione possente, applicabile praticamente a tutte le realtà, ma davvero qualsiasi realtà può essere gestita con i gruppi di automutuo aiuto, dove le persone muovono una serie di forze vicendevoli e si aiutano vicendevolmente, per cui non è che c'è un esperto e delle persone che ascoltano semplicemente, ma c'è una interazione di chi vive il disagio, quindi gli alcolisti e le loro famiglie, tra di loro, e piano piano i più vecchi del gruppo aiutano i più giovani del gruppo, giovani non di età ma di entrata nel gruppo di alcolisti, a venire fuori da questo problema. E qui vorrei dirvi dei flash, ovviamente il tempo a disposizione è quello che è, ma dei flash, un flash è questo. Primo, una famiglia che ho conosciuto, questa scena mi resterà sempre in mente, dove il papà, quando beveva, obbligava la bambina di 8 anni ad andare in macchina con lui per dimostrare che lui sapeva guidare. E questa bambina è venuta al gruppo letteralmente terrorizzata da questa cosa. Io ho negli occhi gli occhi di questa bambina di 8 anni, spaventata, che quando raccontava questa cosa immancabilmente piangeva, e questa situazione di questa famiglia. Quindi vedete voi, insomma, non siete degli sciocchi, non siete neanche degli adolescenti, potete pensare che cosa voglia dire una realtà di una persona che beve, è il suo mondo che beve, i suoi familiari, i suoi amici, i suoi conoscenti, i suoi colleghi di lavoro, perché l'alcol è velenoso, perché l'alcol porta a una falsificazione dei rapporti. Certe banalizzazioni sull'alcol e sugli alcolici che trionfano nelle nostre fraternità, nei nostri conventi, ci fanno un disonore assoluto, chiudo la parentesi, e vi invito a considerare il disagio. Poi ovviamente si ride di un ubriaco, no? Finché non ce l'hai in casa, finché non è tuo padre, finché non è tua madre, finché non è tuo fratello, finché non è il tuo fidanzato, la tua fidanzata, finché non è il tuo datore di lavoro, finché non è il tuo collega di lavoro, poi cominciano i cavoli amari.
Però l'alcolismo, il disagio, non produce solo disastri, non è vero? Io ho conosciuto un ragazzo, spacciatore di cocaina, ubriacone all'ennesima potenza, e a un certo punto questo qui si è guardato dentro, è andato dallo psicologo per 3 anni, io conoscevo il suo psicologo perché ero andato a servire gli scout lì vicino, e lui mi ha detto: guarda, io non ce la faccio, C'è Fra Paolo che ha un gruppo di alcolisti, cioè prova ad andare da lui, non penso che avesse una grande fiducia in me questo psicologo, visto che ha aspettato 3 anni a mandarmelo. Però questo ragazzo, dopo 3 anni di trattamento con lo psicologo, è venuto, è entrato nel gruppo e ha smesso di bere. E smesso di bere, poi ha fatto un cammino di crescita della sua vita straordinario. Attualmente è uno dei migliori operatori di tutta la Lombardia, è sempre disponibile ad andare a parlare quando racconta la sua esperienza. Dice: io certe cose, dice, non le dico neanche al confessore, tu queste cose le dici pubblicamente davanti a tutti, no? Ecco, cioè, e lì, che cosa volete? Io ho visto una persona di 30 anni risorgere e vivere una vita da risorto, da colui che ormai è interessato degli altri. Certo, ha sbagliato nella sua vita, anche pesantemente, ma via, chi non sbaglia? L'amore del padre sarà. Sono in convento da 5 anni e farò la professione perpetua il 14 settembre, quindi sarò frate per tutta la vita. La mia vocazione la chiamo una vocazione del quotidiano. Molti frati potrebbero raccontare storie di vocazione che provengono da conversioni fulminanti. La mia invece è una vocazione quotidiana, il Signore mi ha parlato nel quotidiano della mia vita. La chiave di volta si ha intorno ai 20 anni, dopo avevo iniziato l'università da qualche anno e frequentavo una parrocchia, ero fidanzato con una ragazza e siamo in un momento di crisi, importantissimo per la mia storia, che è quello in cui mi resi conto che tutto ciò che avevo l'avrei potuto avere anche senza il Signore Gesù Cristo. Allora, da questa crisi, grazie all'invito di un mio educatore, sono andato ad Assisi e ho conosciuto lì i frati, e la cosa che mi ha colpito è stato il fascino, appunto, che questi frati emettevano, dal sorriso, dalla gioia che esprimevano, gioia che proveniva da aver incontrato qualcuno con la Q maiuscola. Ecco, mi sono sentito in questo incontro amato e voluto bene e ho capito che il Signore aveva cura della mia vita. Da lì è cambiato un po' tutto, ecco, sono tornato dopo una settimana a casa, stravolgendo in qualche maniera la mia vita, e da lì poi c'è stato un cammino ancora lungo di qualche anno dove la storia con questa ragazza si è poi conclusa, ho finito l'università, ho ripreso in mano, ecco, il dubbio che mi sorse quando avevo conosciuto il frati, cioè del fatto che la mia vocazione potesse essere appunto quella di frate francescano. Così mi sono avvicinato a un convento e da lì è iniziato tutto il percorso che mi ha portato oggi qui. Ora sono in convento a Milano e siamo in 43 frati, di cui 27 post-novizi. Il resto dei frati rappresentano la fraternità stabile, ecco, chi vive stabilmente in quel convento. La nostra giornata tipo è quella di frati, diciamo, studenti post-novizi, cioè dopo l'alzata, la mattina verso le 6:20, abbiamo le lodi alle 6:40, dopodiché mezz'ora di meditazione comunitaria in coro, silenziosa, e poi la messa. Dopo la messa inizia, ecco, la scuola. Ogni mattina ci vede radunati tutti gli studenti a scuola, e il pranzo in comune con i frati e nel pomeriggio le varie attività che i frati compiono, il servizio ai poveri, ai malati, lo studio, la preparazione di eventuali catechesi per giovani, per famiglie. Ecco, il pomeriggio trascorre diversamente a seconda degli impegni di ogni frate.
ognuno di noi ha anche un impegno all'interno della casa, del convento, ci prendiamo tutti cura di uno dei luoghi del convento, ecco, per renderlo piacevole, sempre più piacevole. Poi ci rivediamo in coro per la preghiera dell'ufficio delle letture e dei vespri, dopodiché la cena e poi nella serata trascorriamo un momento di fraternità assieme, oppure ogni frate va a compiere il suo servizio. Ecco, la nostra vita è bella e tutto questo si vedrà attraverso un video che abbiamo realizzato e che adesso guardiamo insieme. Quando chamo muito.